di nuovo qui allo stadio Chersone, accanto a me Fabio Arnone, arbitro di Serie A. Ciao Fabio, allora sta entrando in campo le nazionali, come prevedi che sia questa partita? E più che altro, visto le condizioni meteo, gli arbitri, i tuoi colleghi avranno molto a lavorare. Sì, ci avranno parecchio da lavorare, soprattutto nei punti di incontro, visto che il campo insomma non è uno dei migliori. Sta per iniziare questa partita, sì. Tanta gente francamente, sì, sì, che bello rivedere il Chersoni non agli albori insomma, no, però ritrovare una giusta collocazione che forse è per questo stadio. Sì, ricordiamo anche che in Toscana comunque il Prato è l'unica società dove è arrivata ad affrontare gare internazionali. Allora, è iniziata la partita, calcio alto a passare in favore dell'Italia, è riuscita a recuperare una rack in passaggio, penetrazione per le vie centrali, buona difesa della Francia, sì, in questo momento. Guarda, salgono tutti i pali. Guarda, e questo fa capire l'aggressività di quello che sta vicino. Comunque recupera il pallone Modena, si rischiera la difesa della Francia, in questo momento non mi sembra un granché, però abbiamo una touche in favore Italia che viene recuperato il pallone, c'è una mula avanzante, deve rientrare il francese, allora, recupera questo pallone non facile da recuperare, campo che per ora si vede placcaggio molto deciso a parte dell'Italia, c'è un calcio alto in favore della Francia, recupera l'estremo dell'Italia, la Francia è molto aggressiva e le aspettative erano queste. Sì, ma noi continuiamo a mantenere comunque il possesso e a recuperarlo quando la palla passa. Siamo in touche in favore della Francia, palla che però sfugge ma viene recuperata comunque dal pacchetto mischia della Francia e spinge, attenzione, percussione per le vie centrali della nazionale italiana, buona anche questa, decisamente questo placcaggio, beh insomma fanno un attimino sentire di che pasta sono fatti questi ragazzi. Sì, anche perché comunque sono i primi minuti, quindi è più una fase di studio. Vediamo che succede. Beraia George, che è il pilone francese, lo vediamo di che stazza sta parlando, ma anche il 5 che è Vallaid, insomma bella stazza di pacchetto di mischia. Allora. Palla che viene recuperata dall'Italia, la tiene Rack. Il mediano di mischia, questo è un calcio che voleva comunque metterlo in touche ma non ci riesce, calcio alto passante, bellissimo, meno male viene recuperata dal numero 5. L'Italia decisamente riesce a tenere questo momento, un pallone che forse doveva avere una parabola diversa, la Francia lo recupera con difficoltà, comunque un avanti Fabio. Sì, ha lasciato il vantaggio in un avanti dell'Italia. Attenzione perché c'è una fuga del mediano d'apertura, calcio basso a passare, ma il nostro numero 10 Gentili ha salvato questo pallone. È meta. Peccato veramente. Ha voluto aiutare in qualche maniera a rallentare questo calcio, però i francesi sono riusciti a conquistare la belle. Allora, le belle va a meta a circa 5 minuti nella prima frazione di gioco. Una palla non facile a gestire comunque, Fabio, perché lì insomma effettivamente ci manca la vanga per costruire la casa. Sì, però se si sta a guardare il campo ci ha dato una mano a noi in quanto ha rallentato il pallone, noi siamo riusciti ad arrivare per primi, ma comunque i francesi bravi a metterci pressione e a conquistare il pallone e poi andare 10 a 15, allora Walter, una meta che francamente insomma non era difficile a gestire quel pallone. Sì, come la stessa meta che abbiamo subito noi, l'ha subita ieri la Francia in Millennium Stadium a Cardiff, uguale. Allora intanto guardiamo un attimino se riuscirà questa trasformazione di Carbonell Luiz. Riesce la trasformazione. Allora Francia in vantaggio 7-0 alla 5 minuti della prima frazione di gioco. Dicevi Walter? Niente, dicevo quello è un incidente di percorso, quelle sono mete. È alla fonte secondo me che bisogna avere un po' più di strategia, non si può, per esempio un'ala qui ha recuperato un pallone, non può contrattaccare portando palla, pedata lunga e far pressione, bisogna avere strategia, bisogna giocare nel campo suo.
Ecco, l'ha fatto Ninon in avanti la squadra francese. Scusami, no, dicevo, bisogna oggi bisogna avere un gioco al piede scientifico, altrimenti non si porta a casa sta partita. Anche perché il pallone si vede che veramente è ingestibile. Attenzione, perché la Francia dimostra avere le idee più chiare in questo momento. Comunque guardate con che veemenza attacca effettivamente, insomma, ha una caratteristica, un vantaggio per l'Italia. Prego. Un vantaggio per il fuorigioco. Vantaggio fuorigioco. Vantaggio non acquisito, ci ha dato un calcio di punizione. Ok. Walter, te come l'avresti interpretato in quel momento? Quindi avevi detto c'era, non c'era... Scusa, io non so che cosa gli hanno detto gli allenatori Grassi e Grife, ma io credo con un campo così, situazioni meteorologiche così, bisogna che il 9, il 10, il 15, il secondo centro abbiano un buon gioco al piede per mandare la palla nelle zone smarcate e far pressione, dopodiché appostarsi per l'assedio e fare il nostro gioco sporco, e siamo bravi, di raggruppamento, spinte avanzanti o vicino al pack, perché oggi trasmettere la palla è un po' un problema, bisogna essere brutti ma efficaci. Allora, possibilità di portare la squadra italiana nei 22 della nazionale francese. Vediamo un attimino come sarà interpretata questa touche, e qui c'è una possibilità se recupera molto bene l'Italia. Attenzione, e qui bisogna essere veloci e gestire il gioco sulla tre quarti, secondo me. Bisogna imparare a gestire il gioco. Buona opportunità lì, non c'è. Vediamo se va a meta. Buona opportunità. Si ripiega tutta il pilone numero uno. Attenzione, è lì vicino. L'arbitro sta cercando di capire cosa avviene. Ma è alto, Fabio. È alto. Mischia per noi. Però, insomma, abbiamo detto, quando la tre quarti lavora bene, qui si vede. Sì, bisogna non avere linea di corsa. E poi non fretta. No, sì, quello senza dubbio, pazienza e sacrificio. Bisogna avere linea di corsa non oblique, perché la difesa è avvantaggiata, bisogna avere linee di corsa verticali il più possibile e, come ho detto prima, non concedere loro di muovere la palla e di calciarci dietro, perché la meta che abbiamo subito è nata da di tre placcaggi sbagliati dei nostri sul 10 messi al piede. Confusione, meta. Introduce l'Italia, vediamo se riesce a recuperare questo pallone. Peccato, però vedi come sono molto aggressivi loro, e lì bisogna avere la capacità di reazione forte. Loro sono già schierati, la Francia è già schierata. Attenzione, il pilone, bravo questa azione, penetrazione per vie centrali, e lì bisogna dialogare di più. Sì, si sta facendo il gioco, è buono la scelta di questo progetto, calcio per noi, fuori gioco. La scelta è buona, però la palla bisogna utilizzarla più veloce prima che si piazzino. Se usciva un secondo prima, a destra eravamo in superiorità. Allora, siamo quasi al quarto d'ora della prima frazione di gioco, conduce la Francia per 7-0, vediamo se riesce questo calcio di punizione. Dentro, benissimo, bene questo calcio di punizione, 7-3 in favore della Francia. E beh, insomma, allora, dacci il tuo punto di vista, una buona reazione comunque dopo quella meta, forse un po' inaspettata, fortuita. L'Italia, i ragazzi stanno dimostrando di avere un pochino più di voglia. Sì, senz'altro, cioè, l'attitudine c'è, campo molto penalizzante, questo si è già detto 50 volte, comunque si vede, hanno voglia di muovere la palla, hanno voglia di giocare, sono abbastanza propositivi. Non mi stanno dispiacendo, sinceramente. A parte alcune scelte di gioco, ma quelle ovviamente dovute anche dalla gestibilità del pallone. Ecco, questi sono errori. Fabio,
Sì, abbiamo conquistato un pallone, cioè dopo il calcio d'inizio, buona la salita, buono tutto, soltanto che i francesi sono riusciti a tenerci su e a creare una mole e noi non siamo riusciti né a giocarla, né a farla uscire, né ad avanzare. E giustamente l'arbitro ha fischiato un mollo in avanzante e mischia per i francesi. Sì, certo. È un grande arbitro, lui è bene, mette i paletti, nel senso mette le cose in chiaro fin da subito, così almeno sbagli una volta, va bene, la seconda volta calcio libero o calcio di punizione, dipende dal fallo che viene fatto. Allora, va l'introduzione la Francia, il mediano di Mischia recupera il pallone, però ecco, in questo caso buon placcaggio dell'Italia. Allora, l'Italia, mediano di Mischia, al numero 9, va all'introduzione del pallone Romano Stefano, bella il recupero del numero ottimo, 8 di Coffi. C'è un calcio, cosa è avvenuto? C'è stato un avanti volontario. Vediamo se questo calcio di punizione entrerà in mezzo ai pali. E non entra, poi, e non entra, poi, non entra, va sì, lateralmente 22. Sulla destra. Probabilmente vabbè, molto utile nella piastrella, come si dice noi, nel gioco molto stretto. Ed eccolo, vediamo, ecco, lo vediamo nel pulire il punto d'incontro. Il punto d'incontro, Fabio. L'arbitro fischia. È cascato sopra, tra l'altro. Deve rimanere in piedi e non deve sbagliare. Sì, no, l'altro è anche antisportivo, nel senso che comunque devi dare la possibilità alla squadra in difesa di difendere e condendere il pallone. Allora, intanto questo pallone, dice il mio amico Malpagante, dove andà fuori, recupera la Francia, si sta svegliando un po' il pubblico e cerca di stimolare. Va benissimo il guadagno territoriale, ma da calcio di punizione si va in touche e ci giochiamo la touche là, per cui ecco, insomma, se si fa un calcio di spostamento non lo si fa certamente da calcio di munizione, doveva andare fuori la palla, anche più corta magari. Allora, vi assicuro che la clac che c'è accanto a me è veramente, insomma, a parte tutto, insomma, è di un buon livello, però sono oltre allenatori, sono simpatici amici e veramente come dire, gratificante vedere una partita accanto a cosa è successo, Fabio? C'è stato un in avanti e il giocatore che era avanti ha preso il pallone. La touche viene assegnata a noi. Ah sì, cioè, viene assegnata palla, a noi. Quando la palla va storta, la traiettoria della palla è storta, non è dentro il canale. Esatto. La squadra avversaria. Senti, qual è la distanza del canale? È un braccio da una parte, un braccio dall'altra, almeno un metro. Ok, allora palla recuperata dal francese, grazie Walter. E la difesa è molto, i francesi sono molto attivi nella fase difensiva, fasi statiche per ora in equilibrio, secondo me c'è questo calcio alto in sì, infatti stavo notando questa cosa. Sì, più che un triangolo allargato, i francesi tengono dietro 4-5 persone appunto per cercare di tornare di qua e avere il possesso ottimo, sicuro sul calcio nostro. Adesso stiamo giocando bene, stiamo gestendo bene il pallone, siamo montati bene, per cui si è messo pressione, se si mantiene in possesso e cerchiamo di andare a giocare nel loro campo, però. Ecco, notiamo appunto nelle fasi da calcio nostro che i francesi sono minimo 5 persone dietro. È vero, sono 5 persone, dimmi Fabio. No, dicevo, prendiamo la palla da fermo, in più quando si imposta una rack siamo molto lenti a far uscire questo pallone, i francesi molto più aggressivi. Ecco, come in questo caso, che sul portatore è stato subito placcato ci rubano la palla. E in questo caso però c'è un calcio di punizione, in quanto anche in questo caso il giocatore è andato giù. Continua il braccio di forza del pacchetto di Mischia, però si sta avanzando, qui abbiamo avanzato il campo veramente non facile, Fabio, campo non facile. Qui abbiamo fatto lo stesso errore prima, però abbiamo fatto lo stesso errore, questi calcetti bassi dobbiamo evitare di farli. Evitate assolutamente, soprattutto con sotto pressione in quel modo lì non si calcia, al limite un calcio del genere si fa con più profondità e con più spazio di poter calciare. Lì si gioca anche perché eravamo superiorità numerica, esatto. Magari andiamo a ricercare un punto di incontro per poi rigiocare di nuovo, ma non si calcia con una pressione tale e da fermi, specialmente con queste condizioni del campo. Pallone difficile, devi essere sicuro il pallone avrebbe una traiettoria alta e non intercettata, esatto. Con molta profondità del numero 10 si può fare un calcio del genere, se no
lì giochiamo, ecco. Ora qui abbiamo un calcio punizione a favore nostro, in quanto un giocatore dei francesi era in fuorigioco, però non riusciamo a mandarla fuori e a conquistare campo. Però vediamo, questa palla si riesce a prendere, si ricalcia. Allora, neanche questa palla, riusciamo a conquistare una bella palla e andiamo a meta, mi sa, qui, e andiamo a meta con il 2, andiamo a meta Bonanni con Marco. Bonanni Marco, che è il tallonatore. È giocatore del Florenzi. E la dice tutta, una meta con tallonatore. È un allievo del Ciampa, grande Ciampa. Sentite Walter che... Allora diciamo meta per l'Italia con il numero 2, il tallonatore Bonanni Marco. In questo momento siamo... Grande giocatore. Siamo al 26esimo della prima frazione di gioco. L'Italia conduce per 8-7 sulla Francia. Il primo punto positivo in questa partita. E forza Italia! Forza Italia! Benissimo, no, molto contento. E poi è un 2 toscano, per cui ancora più soddisfazione. Allora, Fabio Ferri intanto sta schiantando i fecci, ha le mani paonazze e non so il nostro cameraman, l'altro Baldini Lorenzo, che è dall'altra parte e non c'è stata, Fabio. Non riusciamo a trasformarla. Non riusciamo a trasformare questa palla. Comunque buona reazione dell'Italia, bella reazione. Sì, sì, sì. No, bella, veramente, appunto, dalla voglia c'è, l'attitudine c'è. E adesso, insomma, dobbiamo cercare di mantenere questo standard qui e non mollare. Ecco, il campo si sta appesantendo sempre di più, per cui testa e cercare di organizzare il gioco. Mischia nostra in avanti della Francia e Mischia in favore dell'Italia, introduce il mediano di Mischia, Romano Stefano. Si sta giocando un po' meglio, i ragazzi si stanno adattando alle situazioni meteorologiche, stanno facendo un gioco sporco di trincea, però efficace. La meta è nata da un calcio appena andato a scavalcare, bravissimo il nostro, mi pare sia stato l'11, ha recuperato la palla, l'ha data, è perfetto. Allora, stesso lavoro, esce la palla, recupera il nostro numero 8 che è Kofi Antoine, così si chiama, peccato. Bisogna stare attenti a questi momenti di meno male, recupera un pallone non facile in un'area del campo veramente difficile, tipo palude, bisogna stare attenti. Abbiamo prima, prego Fabio. Molto più reattivi e... In fase di uscita e la palla loro sono molto più reattivi. Sì, però bisogna anche rallentare un attimo quando c'è da rallentare, cioè fissare quando siamo sul punto di incontro, fissare un attimo il gioco, cioè rallentarlo e riorganizzarsi, perché appunto visto il campo, visto anche poi la difesa loro molto aggressiva, la palla doveva uscire in maniera molto... Scusami, allora intanto c'è una meta, abbiamo capito a cosa lo utilizzano il 5 che è Mammy Vallà, in questo caso lo utilizzano per fare pulizia e riescano in quell'area del campo a fare pulizia. Allora 12-8 la Francia al 30esimo si riporta in vantaggio 12-8, abbiamo fatto lo stesso errore, calcetto basso, loro l'hanno recuperata, ci hanno portato indietro e lì sono andati, lavorano bene lì in quella fase di campo. Sì, lì il nostro mediano apertura su quella palla che ha ricevuto non doveva cercare di portarla o passarla, doveva calciare a lungo. Lo so che è un gioco monotono, non è esteticamente pregevole, ma qui il fine giustifica. Allora, vediamo se riuscirà la Francia a trasformare questa meta, abbiamo detto, e trasforma la meta, quindi 14-8 in favore della Francia. Peccato, dobbiamo non andare in quel punto del campo. Non dobbiamo andare in quel punto del campo, perché loro hanno capito e si fa lo stesso errore, calcetto basso, oppure si cerca di dare una parabola alta alla palla, ma non è sufficiente. Sì, perché il campo non lo consente. Esatto. Soprattutto più calma nei punti di incontro a far uscire il pallone, quando specialmente siamo in mezzo al campo, nella parte centrale del campo, organizziamoci di più. È qui che noi si pecca, così come la 20 ieri sera contro la Scozia. Però parliamo di noi, dai, oggi. Sì, vale. Comunque la trasmissione dovrebbe essere più sicura possibile, per cui meno fretta. Fabio, c'è un avanti? Sì, c'è stata una bella conquista del pallone dopo il calcio d'inizio nostro, e avanza il numero 5 francese conquistando
30-40 metri e noi 2-3 per buttarlo giù. Senti, in questo caso l'arbitro fa diciamo cambiare posizione per il pacchetto di mischia, perché sarebbe improponibile lì fare una mischia in quel fango lì. No, si sposta un metro più o meno dove c'è un po' più di erba, perché lì è... Vabbè, in pratica cioè, sarebbe... il gesto tecnico diventerebbe veramente difficile. Però un buon gesto tecnico a parte le due nazionali. Forse la Francia lo interpreta meglio in questo momento. C'è stato un po'... Ecco, più un calcio di punizione. Calcio di punizione molto bene. Sì, calcio di punizione, appunto, c'è stato un intervento... Con il piede di un giocatore francese. Poi, perché? Perché non può prendere... raccontaci questa punizione. Perché non è andata sul pallone, ma sulla mano. Cioè, ok. E gli sta dicendo questo all'arbitro. Sì, ora gli sta dicendo di parlare meno. Di parlare meno. Parla meno. Parla meno. Ora speriamo prendere la statuccia. No, statusce però corta così. Corta sicura, ma poteva fare un po' meglio comunque. Vabbè, le parabole delle tusce. Che sono andate tutte dentro. Le parabole delle tusce però dovrebbero avere una... Insomma, questi ragazzi, secondo me, vabbè, tanto di cappello, però devono usare un po' di più, No, ma usano più calma, più tranquillità anche in questa situazione. Aspetta 30 secondi in più. E calcia. E prendi un bel calcio, prendi una bella tusce, perché c'è troppa fretta d'esecuzione. Intanto viene cambiato il pallone, perché l'altro era in condizioni non giocabili. Allora introduce l'Italia con il tallonatore, quello che ha fatto meta, ricordiamo, il numero 2 è Bonanni. Attenzione, buona ottimo, questa rientra. Fase di Bonanni che rientra dalla da un possibile fuorigioco mediano di mischia in apertura per vie centrali, non chiude il pilone del francese. Sappiamo che la proiezione della chiusura delle mani deve essere completa sul placcaggio. Sì, deve chiuderlo e portarlo a terra. Perché sennò è spallata ed è punizione in favore della squadra avversaria e subisce. Sì, è gioco anche pericoloso, dipende da come. Molto meglio, bene, ecco le... L'abbiamo aspettato. Però vede uscire questa palla. Esatto, non è male neanche questo calcio, vedi. Allora, buona opportunità però qui dell'Italia. Attenzione, ce la giochiamo. Se andiamo a pressare in questa fase qui, molto ottimo bene. Pallone. Riusciamo a prendere questo pallone. Comunque loro cercheranno di... il numero 5, ottima attenzione, pressione, stanno pasticciando e lì il placcaggio, molto bene. Perfetto, vediamo se palla. Siamo vicini. No, peccato fuori. Proprio sul ottimo, finire ottimo. Della linea vicino alla bandierina è stato messo in fallo laterale. Peccato, buona opportunità dell'Italia, e però dimostra in questa fase di campo sulla parte destra, dimostra ad avere le tre quarti, sono veloci. Dicevamo prima, più distribuzione del pallone, maggior dialogo, e qui è la dimostrazione. È stato fatto, è stato anche... abbiamo aspettato anche di più appunto nell'esecuzione, per cui più tempo per organizzarsi. E il tempo per organizzarsi ci permette di essere più efficaci. Grazie al nostro amico Malpaganti accanto a noi, e noi non ti diamo una lira per questo commento, nonostante ti chiami Malpaganti, non ti diamo niente. Un caffè, molto bene, grazie Davide. Allora, come, Fabio, come dicevo prima, i francesi stavano avanzando ma hanno perso la palla, quindi bravissimi noi. E cerchiamo di mantenere questo possesso e cercare di farlo uscire velocemente. Attenzione, perché i francesi sono schierati, sì, dobbiamo stare molto aggressivi. Attenti lì, perché eravamo tra l'altro in inferiorità numerica. Anche questo pallone è più veloce, esatto, così che troviamo la difesa impreparata e possiamo avanzare. E fra l'altro ci troviamo in inferiorità numerica su una posizione di campo, abbiamo detto, difficile. Esatto. Loro lavorano bene, c'è il 12 e il 13, ma l'1 anche, il 5, che in quella fase di campo riesce a portare avanti immediatamente uno schema già acquisito. Cosa sta dicendo l'arbitro in questo momento? Che sta per tirare fuori il cartellino giallo. Vediamo il gesto che fa. Vediamo. No, calcio punizione. Non stava in piedi o per fuori gioco. Allora, scegliamo di andare per i pali. Abbiamo detto, siamo al 37esimo. Allora, cartellino giallo per il numero 2 della Francia Selle. Siamo al 37esimo della prima frazione di gioco. L'Italia la Francia conduce per 14-8 sull'Italia. Vediamo se riusciamo a mettere questa palla lì in mezzo ai pali, perché sono punti importanti che fra l'altro fanno morale anche. Sì, fanno morale, poi andiamo sempre più sotto, sicché se fossero 14-11 siamo sempre in partita, per cui la scelta è giustissima. E mancando 2 minuti alla fine del primo tempo, e sarebbero punti importanti, sicché bene, ripartendo secondo tempo 14-11, insomma è già un altro discorso,
e speriamo vada dentro, insomma, via. Allora, Migliorini sul pallone, vediamo se riesce questo calcio. E sembra che il calcio riesca molto bene. Grande. 11-11, molto bene. Allora, andiamo. Duce. La Francia conduce 14-11 sull'Italia. Un'Italia ha dimostrato, dopo la prima meta, una buona reazione e di saper interpretare non solo la difficoltà del campo, ma anche i parietà francesi. Sì, esatto, sì. I primi 10 minuti sono stati un po' forse di studio anche da parte nostra, di difficoltà per la loro aggressività, poi invece abbiamo preso le misure, per cui si sta giocando una discreta partita. E adesso, appunto, con solamente 3 punti di differenza è tutto da giocare il secondo tempo, per cui forza ragazzi. Forza ragazzi, a fra un po'. A fra... Vai, vai, stacca. Stacca un attimino. Sì, stacca.